Se cerchi un barbecue per 12-14 coperti intorno ai 2000 euro, questo video è proprio quello che fa per te. Ciao ragazzi, sono Mauro del mondo del barbecue di Padova, il negozio numero uno in Italia di barbecue e cucine da esterno. Oggi facciamo una video comparativa di tre barbecue di fascia medio-alta e intorno ai 2000 euro che diciamo sono i leader nel mercato. Barbecue americani, quindi stiamo parlando del Broikin S490, il Baron S490, il Genesis S335 e il Napoleon Rogue RSE 525. Quindi stiamo parlando di tre barbecue americani che hanno un sistema di cottura molto simile, ma come vedremo a breve, ogni marchio fa delle piccole differenze che diciamo va più o meno incontro alle nostre esigenze, quindi sono tre barbecue che comunque vanno usati in un certo modo. Iniziamo subito a vedere come è fatto il Broikin Baron e come principio di funzionamento, come funziona nel sistema di raccolta grassi, perché è la cosa che a noi più ci interessa. Innanzitutto vediamo che la griglia è in ghisa molto pesante, ha dei piccoli fori dove far scendere il grasso e cosa che notiamo subito e che si differenzia molto rispetto agli altri barbecue, la distanza dei diffusori di calore dalla griglia è veramente molto elevata. Altra cosa da notare è che i diffusori di calore ondulati in questo modo fanno due cose. Prima cosa, allargano la fiamma e fanno sì che il calore in griglia sia il più costante possibile. Altro aspetto però è che se i grassi vanno a appoggiarsi in questo diffusore di calore stazioneranno qui, non scenderanno e se usato nel modo sbagliato prenderanno fuoco. Togliendo i diffusori di calore vediamo subito che questa macchina, ed è l'unico tra i tre, ha una vasca in fusione d'alluminio completamente chiusa con una riparazione in acciaio e fa sì che i grassi vadano nel foro centrale che poi vanno a finire su una vaschetta che toglieremo frontalmente. Quindi una struttura molto complessa e soprattutto molto molto robusta per garantire una qualità e una tenuta di temperatura elevatissima. Quindi principalmente come si usa il barbecue Baron? Cotture dirette, nessun problema, accendo i bruciatori, scaldo bene le griglia e posso tranquillamente farmi le mie carni magre, tipo postate, tagliate, filetti, dove il grasso è pochissimo, senza avere nessun tipo di problema. Cotture di carne grasse, quindi cotture tipo il maiale, insomma, in sostanza, salsicce, costicine, tutte queste cose qua, va necessariamente inserita una vaschetta raccogli grasso in questa zona e la Broikin è l'unica che permette di fare questa opzione, avendo quasi 10 cm di spazio e una parte piana. Cottura si chiama indiretta, quindi accenderò uno e due bruciatori e i due centrali spenti in modo che i liquidi e i grassi di cottura vadano nella vaschetta senza creare fiammate. Naturalmente si parla di coperchio chiuso, questo vale un po' per tutti i barbecue americani e avendo anche la Broikin una regolazione di temperatura fantastica, perché è l'unica che permette di regolare la temperatura girando la manopola di praticamente 180 gradi, quindi un'escursione veramente elevatissima, riesco a tarare perfettamente il mio barbecue in base alla temperatura che voglio cucinare. Il grasso che abbiamo visto prima, quello che non va diciamo nelle vaschette oppure per le cotture dirette, se qualche residuo di cottura o grasso va nella vasca principale, va tutto nella vaschetta frontale che si può naturalmente sostituire con la leccata in alluminio, molto molto comodo. Ci spostiamo al Genesis S335, vediamo un attimo come lavora questa macchina, gli ingegneri cosa hanno pensato in questo prodotto. Allora, innanzitutto potenza del Weber inferiore, quindi abbiamo una potenza generale della macchina più bassa rispetto agli altri concorrenti, ok? La Weber cosa fa? Sviluppa il gruppo bruciatori, diffusore di calore e griglia in altezza, quindi abbiamo un allungamento di tutto il sistema della vasca. La griglia è sempre in ghisa, meno pesante della griglia della Broikin e notiamo subito un'enorme differenza dei diffusori di calore. In questo caso sono quasi verticali, quindi fatti a V in modo che i grassi tendano sia a prendere fuoco perché è molto calda, però parte dei grassi scivola e va nella vasca con il grasso che poi vedremo. Togliendo i copri bruciatori, le barre favorized che chiama la Weber, troviamo i bruciatori principali e
il braciere che è tagliato, a un certo punto c'è un taglio nel braciere per garantire lo scivolamento dei grassi tramite una leccarda che copre quasi tutto il fondo. Anche qui il braciere è in fusione d'alluminio, vedete che tra l'altro è molto complesso e direi che nella pulizia c'è un po' da fare. Queste lamiere che trovate nella parte in fondo sopra lo scivolo servono a far sì che il grasso scenda, ma se c'è pericolo di fiammate blocchi completamente le fiamme e anche eviti che troppa aria entri all'interno del braciere. Allora, come funziona questo barbecue? Innanzitutto è sempre un barbecue americano, però avendo adottato questo sistema di poca potenza e diffusori di calore molto verticali, fa sì che la maggior parte delle cotture riesca a utilizzarlo anche con tre bruciatori accesi, naturalmente tenuti a temperature veramente molto basse, e garantendo quindi un po' di calore che arriva al cibo. I grassi, ad esempio di carne tipo maiale, scendono, farà qualche fiammata, ma non mi entrerà in crisi la macchina, tutta la macchina. È un sistema un po' differente rispetto a quello che avevamo visto prima della Broiki. Funziona, allo stesso tempo ho qualche nota più negativa rispetto alle cotture che voglio fare di carni magre, quindi dove voglio molta potenza. La Weber cosa ha fatto? Ha pensato di aggiungere un bruciatore in più in questa zona, quindi creare una searing zone per avere 1, 2, 3 bruciatori vicini e accesi nella stessa posizione. Ecco che compenso la mancanza di potenza generale del barbecue. Funziona abbastanza bene e vedremo dopo tramite gli accessori dedicati come la Weber ha ulteriormente migliorato questo sistema, perché in questo caso la griglia non è molto pesante, quindi anche se do molto calore mi manca massa termica per riuscire a fare una rosolatura bene. La parte inferiore, quindi dove il grasso scivola e i liquidi di cottura scivolano, è fatta veramente molto molto bene, e qui si vede, si capisce proprio il funzionamento della macchina. Vediamo che il scivolo è veramente molto inclinato e permette a tutti i liquidi, tutti i grassi di cottura di finire in una vaschetta raccagli grasso che poi naturalmente verrà sostituita. Vedete che il sistema è veramente molto differente rispetto a quello che avevamo visto prima. Bene, vediamo adesso come è fatto il Napoleon RSE 525 e il principio di funzionamento. Innanzitutto assomiglia molto al Weber, perché troviamo in questo caso una griglia in acciaio inox, quindi la qualità del materiale è superiore, e troviamo dei diffusori di calore simili. E la Napoleon ha pensato di abbassare il bruciatore, il copri bruciatore dove c'è il bruciatore, e tenere più alto quello dove, diciamo, fa solo la diffusione del calore. Ecco che abbiamo una differenza di altezza tra i vari cupolini. Il sistema è molto simile, dicevo, è leggermente meno inclinato della Weber, però il principio di funzionamento è quello, quindi il grasso scende, tenderà a fare qualche fiammata, ma il principio è quello che vada giù nella vaschetta raccogli grasso. Internamente anche qui troviamo la vasca in fusione d'alluminio, fatta veramente molto bene. Anche qui naturalmente più è complessa, più è difficile da pulire, teniamo presente questo aspetto. All'interno c'è un foro che va sempre nel scivolo raccogli grasso, quindi un scivolo che porta nella vaschetta, quindi veramente molto simile al sistema Weber. In questo caso intravediamo subito che il materiale è differente, stiamo parlando di acciaio inox anche nella vasca raccogli grasso. Come va usato questo barbecue? Sostanzialmente è molto simile, dicevamo, a Weber, innanzitutto perché vediamo che lo spazio tra ogni anello della griglia è veramente molto elevato, si passa un dito, quindi il 100% dei grassi andrà giù, tende a scivolare attraverso i diffusori e poi andremo a vedere dove andrà a finire la vaschetta raccogli grasso. Quindi cotture di carni magre, nessun problema, alzo le temperature, dovrò dare molta potenza per far sì che questa griglia riesca a scaldarmi bene la mia fiorentina, la mia tagliata, però in questo caso e su questo barbecue dopo vedremo che c'è una validissima alternativa. Ok, per le cotture indirette in questo caso si può provare a usare i bruciatori accesi, quindi stile Weber, naturalmente consigliamo sempre temperatura bassissima e in modo che il grasso provi qualche fiammata ma allo stesso tempo riesca a scendere. Se le fiammate sono troppe,
perché qui la potenza è più elevata, si ricorre al metodo della cottura indiretta, acceso, bruciatori centrali spenti e il cibo grasso va messo nella zona dove questi bruciatori non sono accesi, in modo che vada giù senza provocare fiammate. Allora, dove va il grasso del Napoleon? Vediamo subito la leccarda, raccoglie grasso totalmente in acciaio inox, molto inclinata, porta il grasso nella parte finale della leccarda che andrà a finire in questa vaschetta, anche qui con la vaschettina sostituibile. Vediamo adesso cosa è in dotazione di serie su questi barbecue partendo dal Brauichi. Innanzitutto troviamo il bruciatore posteriore a gas sempre naturalmente e i girarosto inclusi di serie all'interno del barbecue, quindi c'è anche il grill lifter, quindi solleva griglia che abbiamo usato prima per alzare le griglie. È una macchina decisamente molto completa. La griglia superiore è abbastanza grande, circa 12-13 cm, diciamo che spazio e dotazioni di serie sono veramente ottime. I due ripiani sono entrambi pieghevoli. Importante perché chi ha bisogno di spazio per porre il barbecue, questa macchina è l'unica tra le tre che permette di chiudere entrambi i ripiani. Okay? Lateralmente abbiamo un fornello classico che permette di, come un po' tutti i barbecue, permette di mettere pentole intorno ai 22-24 cm massimo, è fatto di buona fattura. Un accessorio veramente importante e utile è questo bruciatore infrarossi a gas che nelle versioni a GPL, quindi nelle versioni con la bombola, può essere sostituito al bruciatore tradizionale, il fornello tradizionale. Questo bruciatore infrarossi a gas permette di fare cotture in alta temperatura, quindi fare searing. Cioè, bistecche, costate, tagliate, fiorentine, tutto quello che voglio scottare, qui arriviamo intorno ai 1000 gradi, 900, quindi ho tantissima potenza e tantissima velocità per dare quel colpo iniziale e sigillare bene la mia carne, per poi finire la cottura all'interno della camera principale del barbecue. Come avete notato, luci sulle manopole, molto fighe, accensione integrata elettronica, manca la batteria, comunque schiaccio pulsante e accendo praticamente tutti i bruciatori. Ruote piroettanti con freno. Quindi una macchina veramente molto molto completa. Weber Genesis S335. Macchina che allora all'interno non abbiamo bruciatori posteriori, non abbiamo girarosto di serie, che è un accessorio. Troviamo una cosa interessante, la griglia superiore che si può raddoppiare in questo sistema molto pratico e molto veloce, tra l'altro è totalmente staccabile per un lavaggio veloce e permette naturalmente di avere una maggiore superficie di cottura. Weber in questa serie Genesis ha inserito tutto un sistema di accessori che si chiama Weber Craft, che praticamente serve a fare un sacco di cose in più togliendo la griglia principale e aggiungendo l'accessorio tipo un piatto pizza, tipo una teglia forata, tipo la piastra in ghisa in tutta questa zona, quindi crea veramente una zona di cottura alternativa in quasi tutto il barbecue. Faccio notare questo foro, quindi dà anche questo accessorio di serie, dove posso inserire tutti gli accessori della serie Gourmet System, la serie che è precedente alla serie Weber Craft. Quindi di serie pochi accessori, ma la possibilità di avere veramente una decina, 10-12 optional in entrambe le serie da inserire all'interno. Tutti gli accessorietti che potete acquistare, quindi le varie piastre aggiuntive, vanno inserite in questo caso in questa zona creata appositamente da Weber come storage, per non avere insomma attrezzi in giro. Molto molto comoda, vedete che vi dà anche di serie una spatolina in plastica per pulire il braciere che avevamo visto prima, quello in alluminio. Genesis S335 è una macchina che ha il ripiano laterale destro, quello più grande, più lungo, pieghevole. Ecco, quindi tenete presente che si piega e diventa abbastanza piccola. Passando dall'altra parte troviamo un fornello classico laterale con griglia in acciaio inox, un po' più basso in modo da favorire la fiamma senza avere problemi di vento. Anche qui, come tutti i barbecue, le dimensioni di dove posso mettere una padella sono 22-24 cm, perché altrimenti se vado a toccare questa parte con la fiamma
rovinerò tutta la parte di acciaio. L'accensione dei vari bruciatori è integrata elettronica, sentite, e anche qui naturalmente troviamo le ruote pirettanti e bloccabili. Il freno è molto comodo perché le ruote sporgono leggermente, riesco tranquillamente senza sforzo a trovare il punto dove chiudere la leva, insomma dove bloccare il barco. Siamo arrivati al Napoleon Rogue RSE 525, aprendo, abbiamo già detto che la griglia in questo caso è di livello superiore perché è in acciaio inox, quindi qualità migliore, e abbiamo subito il bruciatore posteriore a gas che serve quando inserirò il girarosto, che in questo caso è un accessorio, quindi potrebbe essere acquistato a parte. Quindi primo accessorio interessante. Faccio notare il cavatappi, quindi se avete le cotture lunghe una birra fa sempre comodo, e un cavatappi comodo è il massimo. Un ripiano pieghevole, il ripiano destro in questo caso si piega. Dall'altra parte il ripiano sinistro non si piega perché abbiamo una cosa veramente molto interessante. Al posto del classico bruciatore a gas, il fornello, insomma, abbiamo un bruciatore ad infrarossi a gas che permette di fare due tipi di cottura. Innanzitutto posso mettere una pentola sempre di dimensioni compatte, oppure, molto meglio, posso utilizzarlo per fare del searing sulle mie bistecche, le mie costate, i miei filetti. Questo bruciatore, diciamo che permette di fare la crosta molto veloce e perfetta, quindi posso tranquillamente usarlo nei vari sistemi. So che quando devo fare una doratura perfetta nella mia bistecca, questo è il bruciatore adatto per fare questo tipo di cose. Naturalmente non va usato con salsicce, carni grasse e cose del genere, perché qualsiasi liquido o grasso infiammabile che scende qui prenderà fuoco. È normale con una bistecca, ma la bistecca qui si usa per poco tempo, quindi una volta che io ho sigillato la bistecca la porterò all'interno del barbecue. Anche qui vediamo che il barbecue è dotato di lucette, sempre sono sulle manopole e non cambiano colore. L'accensione dei bruciatori principali avviene tramite piezo su ogni manopola, quindi non ho l'accensione integrata come gli altri barbecue. L'accensione a batteria in questo modo tramite piezo elettrico avviene nel back burner e nel bruciatore laterale. Anche qui le ruote sono pirettanti con freno. Il freno è un po' scomodo perché se la ruota va a finire nella parte interna di questa sporgenza devo prenderla, girarla a mano per trovare il freno comodo, perché altrimenti sparisce. Bene ragazzi, allora due considerazioni finali su questi tre prodotti e vediamo un po' per chi sono adatti, quindi le piccole differenze di un marchio rispetto all'altro e il mio consiglio personale. Innanzitutto il Broik è una macchina che ha come pregio iniziale la stabilità di temperatura. Qui chi vuole fare slow cooking, chi vuole fare cotture veramente all'americana, si troverà da Dio. Girarosto è già di serie, quindi non dovete spendere altri soldi per acquistare un accessorio, quindi una macchina molto completa che permette naturalmente col back burner di fare le cotture allo spiedo fatte da Dio. È obbligatorio e necessario inserire la vaschetta raccogli grasso praticamente in quasi tutte le cotture. Fatto questo, però, la macchina vi darà un sacco di soddisfazioni perché riesce a garantire delle stabilità di temperature e pochissime perdite di calore anche quando magari la utilizziamo in pieno inverno. Questa è una cosa da non sottovalutare. Weber S335, allora, una macchina multiuso. Avete visto che Weber cerca di riempirla il più possibile per diciamo farla diventare un po' una cucina, quindi non si ferma solo alla cottura al barbecue, che è una cottura sì in stile americano, però che strizza l'occhio un po' all'idea nostra di cottura, quindi diretta senza star lì a spegnere i bruciatori, sacrificando un po' la potenza. Ha aggiunto la searing zone, quindi ho più potenza in questa zona e se voglio fare una bistecca fatta bene devo per forza aggiungere qualche accessorio per aumentare il peso di questa griglia, che non è il massimo. La macchina si comporta molto bene un po' in tutte le situazioni e diciamo il plus di questa macchina è veramente gli accessori che dedicati, ecco, ho veramente una montagna di cose. E avrei preferito comunque avere anche qui un back burner, che all'occorrenza per lo spiedo è veramente indispensabile. Napoleon Rogue RSE 525, macchina che a livello qualitativo siamo uno step superiore per la qualità dei materiali, qui non possiamo dirne nulla. Il back burner già di serie e soprattutto l'infrarossi a gas laterale che completa questa macchina. Quindi i deficit di cottura che posso avere in un barbecue americano,
struttura in searing vengono compensati da questa zona che, abbinata insieme, fa veramente un barbecue ottimo e che darà grandi soddisfazioni per tutti i tipi di cottura. Quindi un versatile con sempre il back burner. Qui bisogna aggiungere qualche soldino per acquistare il girarrosto e diciamo, una volta che ho acquistato il girarrosto, la macchina è veramente molto molto completa. Bene ragazzi, allora che ne pensate di questo barbecue? Se li avete utilizzati, se li avete in casa, mi piacerebbe veramente conoscere la vostra esperienza in merito a questi tre prodotti, che sono simili di prezzo, veramente qualche pochi euro di differenza, però avete visto che andando nel profondo hanno differenze veramente ben marcate. Grazie a tutti e naturalmente vi invito a mettere un like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al nostro canale YouTube, naturalmente, che stiamo facendo video comparativi e video di recensioni veramente a raffica. Grazie di tutto e buona giornata.